Ciao Sephora Beauty Community, sono Giulia Sinesi, Pro Makeup Artist, e oggi vi mostrerò come realizzare questo smokey eyes felino e allungato con alcuni dei miei prodotti Nabla preferiti. Quindi iniziamo subito. Dalla Dreamy Eyeshadow Palette, una palette che contiene 12 shades, un mix equilibrato tra tonalità più naturali e più intense per realizzare look da tutti i giorni oppure più particolari e strong. Scelgo Super Matte Eyeshadow in Illusion e lo applico con delicati movimenti circolari avanti e indietro sopra la piega palpebrale. Tutti gli ombretti in texture super matte sono caratterizzati da estrema pigmentazione e sfumabilità e ovviamente un finish opaco. In particolare questo marroncino medio chiaro inizierà a regalare tridimensionalità allo sguardo. Inizio già adesso a realizzare una forma di occhio allungato, quindi porto la sfumatura verso le tempie. Applico Illusion anche all'attaccatura delle ciglia inferiori, bene, dall'angolo interno dell'occhio fino all'angolo esterno, collegando il make-up in questa zona per sottolineare lo sguardo a 360 gradi. Super Matte Eyeshadow in Lullaby e lo vado a sfumare sopra la piega palpebrale. Questo malva medio inizierà a tonalizzare il look. Essendo anche Lullaby un ombretto in texture super matte, si fonde perfettamente con Illusion e infatti sarà semplicissimo sfumare entrambe le tonalità. Super Matte Eyeshadow in Dogma. Tampono questo intenso marrone scuro nell'ultima parte dell'occhio, disegnando una sorta di V per andare a rendere felino il look. Fluid Metal Eyeshadow in Inception. E vado a tamponare sulla palpebra mobile direttamente con le dita questo colore assolutamente unico. Infatti parliamo di una tonalità duochrome malva con base nocciola e riflessi lilla. I Fluid Metal Eyeshadow sono ombretti estremamente pigmentati e ricchi di riflessi. Siccome voglio che questi esaltino al massimo, vado proprio a stratificare con le dita il colore sulla palpebra. Serial Liner, questo eyeliner è veramente fantastico, infatti la punta è composta da tutta una serie di setole che messe una vicino all'altra formano proprio un pennello. Questo dà la possibilità alla formula di essere stesa in modo continuo e uniforme e che la punta stessa non si asciughi mai. Altra caratteristica veramente importante è che è long lasting e waterproof. Vado a prolungare l'angolo esterno dell'occhio e realizzo una riga più spessa nell'ultima parte e più sottile vicino all'angolo interno. Questo è il risultato, come vedete il finish è super intenso ed extra black. Measure Pleasure Mascara. L'applicatore è veramente particolare perché è a clessidra, quindi vuol dire che è più bombato negli estremi e più sottile nella parte interna. Questo perché la forma vi dà la capacità di raccogliere bene tutte le ciglia dall'angolo interno dell'occhio all'angolo esterno, truccando lo sguardo a 360 gradi. L'effetto che regala è volumizzante, allungante ed incurvante, ma la caratteristica che lo contraddistingue è l'elasticità della formula, infatti può essere stratificata fino a che non si è raggiunto l'effetto desiderato. Io lo applico sulle ciglia superiori e su quelle inferiori. Questo è il risultato, ciglia scure intense e anche qui ovviamente il finish è extra black. Assolutamente d'obbligo l'illuminante nell'angolo interno dell'occhio, quindi scelgo Immaculate e lo tampono perché risulti super intenso. Questo duochrome bianco-oro è letteralmente luce pura. Quindi questo è il look finito. Io spero tantissimo che vi sia piaciuto, vi mando un bacio enorme e buona serata!